Allora, Antonino Cannavacciuolo, Masterchef 2017. Brevemente, questa esperienza com'è andata? Non tanto solo bene, per il secondo anno. alla fine il mio secondo anno, ancora record di ascolto, insomma, io dico sì, un po' di vantaggio. Mi sono divertito, ci siamo divertiti, se avete notato c'è stato fra di noi un bel rapporto, perché quelle cose là non le finci. Alla fine, se non c'è un rapporto vero, non accetti certi episodi, perciò veramente c'è stata sempre stata competizione. È nato un bel gruppo, sono nate le amicizie, perché pure al di fuori di Masterchef, per questo fa bene al programma, perché alla fine la sera ti bevi un bicchiere, la mattina, nel senso, ti metti i panni da giudice, no? Ti porta sicuramente entusiasmo, e poi alla fine veramente tutti, ce la cresce tutti, perché poi negli anni precedenti, se c'è stato un errore interno, ti serve per la crescita, dagli autori, dal direttore della fotografia, tutto un po' dal regista, no? Secondo me è sempre bello crescere. Ok, quest'anno ha vinto Valerio, un ragazzo di 18 anni, quindi il più giovane in assoluto nella storia di MasterChef Italia. A decretare questa vittoria è stata anche la sua età o solo i piatti che ha realizzato o un mix di entrambe le cose? Vabbè, dai, se tu ti guardi la finale di ieri sera, pure se non sei del mestiere, guardi dei piatti che ha fatto, capisci, là ci poteva stare il diciottenne, il trentenne, il cinquantenne e il novantenne, vinceva, perché alla fine vinceva. Cioè, Certo. siamo stati bravi a portarlo fino alla fine, credere su un ragazzo di 18 anni, e alla fine ci ha dato grande soddisfazione, questa è la verità. Molto spesso a MasterChef si bistratta il dessert, cioè c'è sempre questa cosa di sono bravi a fare i salati, però sui dessert c'è sempre questo Allora, io problema. ieri all'inizio, quando è partita la gara, ho detto vicino ai giudici, io al loro posto partirei con il dessert, perché il dessert è precisione, il dessert devi montare, si può smontare, eccetera, eccetera. Perciò tu all'inizio c'è ancora 2 ore, 2 ore e mezza, puoi darci 2 minuti. Ho detto fate il dessert, lo mettete, lo portate a casa, lo mettete in frigo, eccetera, eccetera, e poi iniziate a fare il salato. Secondo me questo è l'errore del dessert. In ultimo, che non c'è più tempo, e alla fine pure Valeria l'ha detto, no? Ho montato un po' di roba, perché se smontate la crema ho dovuto... Quello è il tempo. In cucina, in pasticceria, la pasticceria è fatta di precisione, di pensature e di tempo. La cucina è diversa, la cucina è la precisione, sì, ma c'è l'estro, aggiungi, puoi far ritirare, puoi togliere, puoi mettere, puoi insaporire, la pasticceria è diversa. Perciò, secondo me, per il futuro un consiglio è partire prima dai dessert e poi dal salato.